comincerei da fare delle puntualizzazioni essenziali, diciamo, procedere a delle definizioni di metodo su che cosa vuol dire studiare la memoria e lavorare con la memoria. La prima cosa, devo dire, io più lavoro su questi temi, più mi convinco ormai da sempre, con sempre più determinazione del fatto che ha perfettamente ragione il grandissimo studioso della guerra e delle memorie di guerra, che è Jay Winter, che ha studiato soprattutto la memoria della prima guerra mondiale, quando se la prende anche lui con una certa animosità e dice: non esiste la memoria collettiva, smettete di parlare di memoria collettiva. E sono sempre più convinto che Winter abbia fondamentalmente ragione, nel senso che non esiste una memoria collettiva all'interno di una società, uno stato, una cultura. Esistono sempre una varietà di memorie, di narrazioni che sono inevitabilmente in competizione, in contrasto, in conflitto tra loro, che sono necessariamente contraddittorie tra di loro, che rinviano a diverse esperienze, diversi modi di elaborare anche la stessa esperienza in alcuni casi, a diversi modi di stabilire gerarchie e priorità tra gli eventi che si vogliono ricordare e diversi modi di attribuire significato a quegli eventi, perché di questo poi stiamo parlando. Fare politiche della memoria, che si faccia a livello locale o a livello nazionale, che sia un'operazione compiuta nelle scuole o dalla televisione o dalle case editrici o dai partiti politici, sono sempre operazioni di selezione che inevitabilmente contengono degli elementi di arbitrarietà e che vanno misurate non per il loro rapporto con la verità oggettiva, ma rispetto a quelle che sono le funzioni che vogliono queste memorie vogliono svolgere, cioè rispetto agli obiettivi che si pongono coloro che elaborano queste memorie. Quindi il problema essenziale per chi studia la memoria, ma anche per chi finisce inevitabilmente anche col fare politica della memoria, tutto sommato stiamo facendo politica della memoria anche in questa lezione, a questo momento, è sempre interrogarsi sulle implicazioni, sul portato di ciò che si afferma, di ciò che si sceglie di ricordare e come si sceglie di ricordare. Ecco, dunque, non esiste una memoria collettiva, sicuramente esistono le memorie individuali e poi esiste qualcos'altro che sta in mezzo, sta oltre le memorie individuali. Ma non sta solo oltre, nel senso che raggruppa una serie di individui e li unisce nella condivisione di una narrazione, è qualcosa di più. Quando noi pensiamo alle memorie individuali, pensiamo ai ricordi che ciascuno di noi accumula degli eventi che ha vissuto, ricordi che sono in qualche modo rappresentano il modo in cui ciascuno di noi si rappresenta a se stesso e dà senso al proprio vissuto e declina la propria identità individuale, il proprio percorso. Ma quando invece parliamo di memorie per una società o per dei gruppi sociali, politici, religiosi o di qualsiasi altro tipo, la questione diventa più complessa. Innanzitutto perché, per esempio, noi oggi viviamo in società che fanno diversi sforzi di educare alla memoria o di fare politiche della memoria rispetto a oggetti dei quali non c'è memoria diretta, o meglio, rispetto a temi per i quali coloro che hanno una memoria diretta sono una piccolissima parte della popolazione e inevitabilmente una parte che si va assottigliando di anno in anno, un naturale processo di invecchiamento. Quindi noi parliamo di memoria, ma parliamo di memoria di eventi di cui non abbiamo esperienza diretta. Io sono nato nel 75 e mi occupo di memoria della Seconda Guerra Mondiale, chiaramente io non posso avere una memoria della Seconda Guerra Mondiale per ovvi e banali motivi anagrafici. Dunque, che cos'è questa memoria? È qualcosa di ben diverso da un aggregato di ricordi individuali più o meno plasmato e rimodulato. Diversi studiosi hanno provato a ragionare su questo, cercando anche di arrivare a definizioni che ci aiutino a evitare gli equivoci.
dicendo no, non è memoria, perché appunto la memoria è il ricordo di qualcosa che hai vissuto, che hai esperito direttamente. E c'è chi parla di post-memoria, c'è chi parla di una memoria protesi, come appunto qualcosa che noi letteralmente come una protesi aggiungiamo al nostro bagaglio di esperienze reali e su cui e che in qualche modo contribuisce come il nostro bagaglio di esperienze e di vissuti a declinare la nostra identità. In ogni caso mi preme appunto fare questa riportare questa distinzione essenziale. Noi stiamo parlando di manufatti culturali elaborati con più o meno cognizione di causa da una varietà di soggetti che hanno delle agende, hanno degli obiettivi, hanno delle strategie più o meno coerenti nel tempo. E però nel contempo ci troviamo in una società che è una società aperta, democratica, pluralista, con una serie di voci e di narrazioni in competizione tra loro, e il rischio è che spesso il risultato non sia armonico, non sia una come dire, elegante sinfonia in cui ciascuno strumento, no, suona in armonia con gli altri, ma sia una cacofonia, cioè sia una serie di discorsi che si scontrano e si intrecciano in maniera assai confusa. Da questo punto di vista, se noi lo guardiamo nel suo divenire storico, il processo di costruzione delle memorie, pensiamo in primo luogo a partire dai contesti nazionali, è cambiato tantissimo. Una volta le politiche della memoria, anche se non si chiamavano in questi termini, erano appannaggio degli stati e servivano a costruire le identità nazionali. E dall'altro si pianificava e si costruivano narrazioni che servivano a plasmare l'identità nazionale. Nel caso dell'Italia servivano a fare gli italiani, e gli italiani si sono fatti in tanti modi, si sono fatti a partire dalla costruzione per esempio di un canone letterario, a partire da un modo di costruire e di raccontare la storia dell'Italia, per cui vedendo e rappresentando nell'età dei comuni un primordio di qualcosa che poi sarebbe giunto a maturazione molto dopo il Risorgimento, e così via. Ancora in tempi più recenti, dopo la Prima Guerra Mondiale, il modo in cui lo Stato e le istituzioni statali hanno gestito l'eredità di quel dramma sono stati funzionali alla legittimazione dello Stato stesso e alla promozione di quelle che erano i sistemi di valori dell'epoca, e nello specifico sono, perché poi di fatto parliamo di politiche elaborate soprattutto dal regime fascista e quindi coerenti con una certa sensibilità fascista, un certo tipo di celebrazione dell'onore, dell'eroismo, del sacrificio patriottico. Oggi noi invece ci troviamo in un contesto che da un lato vede un impoverimento, un indebolimento del soggetto Stato centrale, che è molto più in competizione di una volta, ma anche solo di pochi decenni fa, con una varietà di altri input, soggetti, produttori di narrazioni. In primo luogo la televisione, il cinema sono... fanno competizione allo Stato nella costruzione delle politiche della memoria. Si può discutere no, che cosa abbia plasmato di più le nostre rappresentazioni del passato, visto che parliamo in memoria della Seconda Guerra Mondiale, cosa plasma di più la nostra coscienza della Seconda Guerra Mondiale? I programmi scolastici o Hollywood? È tendenzialmente la seconda. Ora, questo è un esempio così molto banale, ma che ci riporta a questo processo di trasformazione complesso, qui siamo ancora dentro, dove da un lato rimane così, la tentazione e il tentativo, tentazione nel senso un'ambizione a fare politiche della memoria, a fare politiche identitarie da parte delle istituzioni, dall'altro le istituzioni sono molto meno efficaci, molto meno forti e soprattutto non sono più monopoliste. Rispetto a una volta, e quindi ci troviamo in un contesto, come dicevo prima, che spesso è confuso o a volte propriamente cacofonico. Inoltre c'è un altro elemento che negli ultimi anni è abbastanza forte e che riguarda l'input che l'Unione Europea dà per promuovere delle politiche della memoria più o meno coerenti a livello di unione tra i 27 paesi
dell'Unione, che sono 27 paesi che hanno storie, lo sappiamo, molto, molto diverse, non solo perché una parte di quei paesi fino a pochi decenni fa stavano dall'altro lato della cortina di ferro, ma anche perché la storia di quei paesi, di quei popoli è molto diversa, e la storia del modo in cui sono state vissute grandi drammi e momenti spartiacque come la prima e la seconda guerra mondiale sono assolutamente diverse. Se noi guardiamo per esempio per tutte le nazioni che sono nate dal collasso dell'Austro-Ungheria, la prima guerra mondiale è il punto di partenza di una storia nazionale in senso moderno. La Polonia, l'Ungheria come stati nascono lì e poi semplicemente non ci sono, ci sono molto tempo prima ma in altri contesti, in altre forme. Questo giusto per dire quanto sia difficile tenere insieme queste diverse vissuti, queste diverse esperienze. Cosa ha fatto l'Unione Europea dagli anni 90 poi in poi nel cercare di fare politica della memoria? L'Unione Europea propone una serie di programmi che sono incentrati su una nozione, che è la nozione di totalitarismo, con l'idea che si faccia educazione, si faccia una politica della memoria nei diversi stati, che oggi appunto sono diventati 27, prima erano un po' di meno, che ruotino attorno al dramma dell'esperienza totalitaria, alla ovviamente condanna dell'esperienza totalitaria, a un'educazione che sia in qualche misura un'educazione alla democrazia in quanto educazione all'antitotalitarismo. E dentro questa categoria del totalitarismo vengono messe esperienze vissute molto diverse, per cui da un lato le esperienze dei paesi dell'est che hanno vissuto sotto la sfera di influenza sovietica e dall'altra le esperienze di vari paesi del continente che in modi molto difformi e non omogenei hanno sperimentato forme di totalitarismo o di totalitarismi imperfetti durante gli anni 30 e 40 del Novecento. È chiaro già da qui che siamo, no? Siamo dentro un tentativo di tenere insieme cose molto diverse. Nel dibattito sul concetto di totalitarismo, un dibattito che risale nei suoi primordi agli anni 40 e poi si consolida agli anni 50, già il fatto di tenere insieme realtà come quella nazista e quella fascista è problematico. Tenere insieme anche la realtà sovietica è percepito da molti come anch'esso problematico. Qui non solo si stanno tenendo insieme queste esperienze rispetto a un momento storico preciso, cioè gli anni 30, ma si dilata l'arco cronologico. Nelle politiche dell'Unione Europea il totalitarismo sarebbe stato vissuto oltre cortina fino sostanzialmente alla fine, fino alla caduta del muro e al collasso del sistema sovietico. Posizione che da un punto di vista storico è ampiamente discutibile, a prescindere da qualsiasi valutazione politica, cioè se si sia trattato ancora di regimi totalitari negli anni 70, 80, eccetera. Quindi ci troviamo dentro un sistema che, come dicevo prima, non solo vede lo Stato più debole, ma vede lo Stato soggetto anche ad altri input istituzionali complessi. E lo sforzo di armonizzare queste narrazioni è non solo difficile, ma direi sostanzialmente impossibile. Se andiamo poi a vedere nello specifico, si può fare un'osservazione, cioè che in qualche modo l'Unione Europea abbia bisogno e, sebbene non in forma pienamente coerente, stia mirando a riprodurre quello che è il modello di costruzione di una legittimazione di se stessa che gli stati nazionali hanno compiuto nel corso della loro storia. Cioè l'Unione Europea ha bisogno di una legittimazione storica, di una propria politica della memoria, di propri simboli per legittimare se stessa come ente e istituzione. E da questo punto di vista è anche un'unione estremamente debole. C'è chi giustamente ha osservato che le politiche simboliche dell'unione sono molto, molto fragili, molto deboli. La retorica e la campagna educativa, i programmi che prevedono anche discreti stanziamenti in termini finanziari all'educazione antitotalitaria sono uno di questi, sono forse il perno centrale delle
politiche di costruzione di un'identità comunitaria. E se andiamo però a vedere come queste poi vengono declinate nei diversi paesi, assistiamo a grandissime varietà e difformità. Nello specifico, dicevo, oggi come oggi l'unica ricorrenza che nei vari calendari nazionali dei 27 è condivisa è una giornata che poi ricorre in momenti diversi del calendario, ma che c'è in tutti i 27, dedicata alla memoria della Shoah. E questo di per sé colpisce, cioè che sia l'unico elemento condiviso, l'unica data comune. L'altra data che c'è quasi per tutti è l'8 maggio, cioè l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma è già più problematica. Per esempio in Italia l'8 maggio non è mai stato, è stato celebrato un anno, nel 1946, da un punto di vista istituzionale, ma insomma, per il resto non è mai stato un momento centrale nel calendario liturgico dello Stato. Ora, già il fatto che l'unica memoria comune che abbiano i 27 paesi dell'Unione sia in qualche modo ruoti intorno al problema della Shoah è un dato da un lato interessante, dall'altro, dal mio punto di vista, estremamente curioso ed inquietante. Se poi andiamo a vedere come si articolano queste memorie, perché dire memoria della Shoah vuol dire tutto e nulla, come si articola questa memoria della Shoah? Noi abbiamo intanto uno sviluppo storico difforme. In molti paesi, cioè complessivamente tutti i paesi intendono introdurre questa data, questo giorno della memoria, chiamato anche in forme diverse, a partire dagli anni 90. E anche questo è interessante, cioè siamo dopo la fine della guerra fredda, all'interno di un sistema che ha perso una serie di riferimenti simbolici e che pure sente costante, forte, il bisogno di richiamare in qualche modo l'eredità della Seconda Guerra Mondiale come polo identitario, come punto di riferimento rispetto ai quali declinare identità politiche, coscienza civile, eccetera. E a partire dagli anni 90, che poi sono anche il momento in cui lo vediamo guardando di nuovo il cinema, in cui la memoria della Shoah trionfa, no? Sono gli anni di Spielberg e di Benigni, per fare due esempi, ma ce ne sono molti altri, sono veramente il momento del boom della memoria della Shoah, e sono appunto in questi anni che tutti i paesi vanno a introdurre un giorno della memoria, ma poi lo introducono in modi molto diversi, soprattutto in modi molto diversi rispetto a se stessi, rispetto alla propria responsabilità. Per fare pochi esempi, perché lo scenario è veramente vario e complesso e io stesso non pretendo di conoscerlo tutto in maniera esaustiva. In Italia, come voi sapete, la giornata della memoria è stata introdotta dal 2000, quindi relativamente tardi rispetto alla gran maggioranza degli altri paesi europei, ma è stata introdotta scegliendo una data, il 27 gennaio, che rinvia qualcosa di extra italiano, no? Alla liberazione del campo di Auschwitz, quindi qualcosa collocato anche geograficamente in un luogo remoto e lontano, che non riguarda direttamente l'esperienza degli italiani, se non dei pochi italiani che erano ancora là e sono sopravvissuti. In ogni caso, le giornate della memoria non hanno prodotto una assunzione di responsabilità degli italiani, dello Stato italiano, delle istituzioni italiane, nei confronti di quanto è avvenuto in termini di persecuzione razziale e deportazione. Questo invece, per esempio, è avvenuto in Francia, prima in modo molto solenne e al massimo livello, con delle dichiarazioni fatte da due presidenti della Repubblica, prima Chirac e poi Hollande, quindi uno di rappresentante della destra e un rappresentante della sinistra, con un'assunzione di responsabilità piena che arrivava, nel caso di Chirac, al termine di decenni di dibattiti, scontri e confronti sull'eredità di Vichy, e un'assunzione di responsabilità piena che è stata ribadita da Hollande un anno fa, quando ha detto, insomma, siamo stati noi, non i tedeschi, siamo stati noi a arrestare gli ebrei, è stata la Francia, non degli alieni. Già questa è una differenza fondamentale, cioè entrambi
I francesi, tra l'altro, hanno scelto, anche questo è significativo, scelgono come data la data della deportazione degli ebrei che sono stati internati nel velodromo d'inverno a Parigi, quindi in uno stadio parigino, quindi anche simbolicamente la data fa riferimento a qualcosa che si colloca geograficamente nel cuore della Francia, nella capitale, e che è direttamente legato al territorio. Se guardiamo altre esperienze, per esempio in Austria, che ha una storia curiosa, se noi guardiamo l'Austria, è un paese che resta lungamente neutrale fuori dalle grandi alleanze, dei grandi blocchi nel periodo della guerra fredda. È un paese che da un lato condivide storicamente e oggettivamente le responsabilità della Germania, ma è un paese che il Reich era uno dal 38 in poi. Ma è un paese che dopo la seconda guerra mondiale riesce a rappresentarsi in qualche modo come vittima della occupazione, dell'annessione tedesca, e che non fa mai i conti con il proprio passato, così come è stata costretta a farla la Germania, anzi la Germania nel secondo dopoguerra. È un paese che vede tra, mi sembra, l'87 e il 92 un presidente della Repubblica, cioè Kurt Waldheim, che ha un passato nazista importante e che viene alla luce, che è oggetto di grandi dibattiti, che poi si risolvono dentro l'opinione pubblica austriaca, che tuttora sono dominanti nella rappresentazione del passato austriaco, in termini di una grande relativizzazione, di una grande tendenza a mettere da parte la responsabilità. Così l'Austria introduce nel 97 la propria giornata della memoria, che riporta nello specifico al ricordo della liberazione di alcuni campi di internamento presenti nel territorio austriaco. Quindi di nuovo siamo a qualcosa che geograficamente riguarda direttamente gli austriaci, ma le retoriche, il modo in cui si costruisce, almeno sotto l'input dell'alto dello Stato, del Parlamento e dei discorsi ufficiali, è una retorica di deresponsabilizzazione. Noi siamo stati occupati, abbiamo subito l'annessione da parte dei tedeschi e non siamo, siamo vittime, non siamo colpevoli. Se uno poi va in altri paesi europei, le variabili sono ancora le più diverse, le più varie. Questo per dire che anche laddove abbiamo una parvenza di memoria comune, cioè l'unica ricorrenza condivisa, in realtà poi il condiviso c'è molto poco. Salvo questa idea, no? Che questo evento, questo tema, questa tragedia che è in Italia chiamiamo Shoah, che fuori d'Italia si chiama in un altro modo, perché i francesi tendono a parlare di genocide, i tedeschi utilizzano una varietà di altre formule, nell'ambito anglosassone prevale il lemma Holocaust, cioè Olocausto. Anche le differenze semantiche e terminologiche sono significative. Ecco, questo evento è comunque ritenuto un evento cardine. La domanda è perché? Sul perché ci sono ovviamente diverse ipotesi, si possono discutere, io non ho una risposta definitiva, ho diciamo delle convinzioni che mi sono fatto nel corso del tempo, ma su cui voglio discutere con voi. Questa è la prima domanda, il perché. La seconda domanda è a che cosa porta, a che cosa conduce. Nel senso che quando noi guardiamo, come dicevo all'inizio, alla costruzione di memorie, dobbiamo chiederci qual è la loro funzione, e poi qual è l'effetto che producono, cioè qual è l'intento originario, quindi perché, e qual è l'effetto, com'è di fronte a qualsiasi politica educativa. Qui stiamo parlando di forme di pedagogia di massa, più o meno coerentemente elaborate, ma di questo stiamo parlando. Sul perché, ovviamente ci sarebbe tanto da dire, la prima osservazione che possiamo fare è di tipo cronologico, cioè la condivisione di questo riferimento, come dicevo, non è un caso che maturi dopo la fine della guerra fredda, il che non è qualcosa che spunta dal nulla
dopo la fine della guerra fredda. C'è un processo graduale di acquisizione di consapevolezza e di progressivo spostamento della memoria della persecuzione antiebraica, dello sterminio, in una collocazione centrale nelle grandi narrazioni del mondo occidentale a partire dagli anni 60. Il punto di svolta è il processo Eichmann dell'inizio degli anni 60, poi, come sapete, l'architetto dello sterminio Adolf Eichmann viene identificato in Argentina, viene rapito dal servizio segreto israeliano, portato in Israele, processato e al termine del processo condannato a morte. Il processo rappresenta un punto di svolta, se non altro perché è un grandissimo evento mediatico. Ci sono le televisioni di tutto il mondo, ci sono i giornalisti di tutto il mondo, e questo di per sé rappresenta un elemento per un rilancio di una attenzione, di una consapevolezza sul tema. Ma è comunque un tema tra i tanti nelle memorie della Seconda Guerra Mondiale e non è assolutamente un tema predominante. Se noi guardiamo come si strutturano le memorie della Seconda Guerra Mondiale in Europa, a parte il fatto che abbiamo grosse differenze tra Europa dell'Est e Europa dell'Ovest, ma il tema centrale è l'antifascismo, non è la memoria della Shoah. Ed è l'antifascismo anche perché l'antifascismo poi declinato in vari modi da democristiani, socialisti e comunisti nel caso italiano, da gollisti socialisti e comunisti nel caso francese, ciascuno appunto secondo la sua sensibilità e la sua lettura della storia, ma l'antifascismo è da un lato un collante dei sistemi politici post bellici, dall'altro è un modo per rivendicare la tradizione, la continuità, il fondamento di legittimità di quelle stesse formazioni politiche. Formazioni politiche che in qualche modo nella loro accezione moderna nascono tutte dalla lotta contro i fascismi locali, variamente intesi. Se poi guardiamo agli decenni successivi, nel corso degli anni 70, la centralità del tema dell'antifascismo continua e la memoria della Shoah continua ad essere assolutamente secondaria in tutta Europa, est e ovest. Abbiamo piuttosto una rideclinazione, una risemantizzazione del discorso antifascista che si va collegando all'antiimperialismo, a retoriche che vedono, no, affratellati in un'unica lotta antiimperialista popoli in situazioni diverse, per cui si mettono insieme gli algerini che lottano per l'indipendenza o la rivoluzione castrista e i Viet Cong eccetera eccetera, in un, come dire, amalgama spesso confuso, se uno fa delle distinzioni di tipo storico, ma da un punto di vista simbolico molto potente, molto forte, e che ha una sua matrice nella, da un lato, testimonianza dell'idea che il binomio fascismo-antifascismo, la distinzione fascismo-antifascismo, non è solo qualcosa che è vissuta e percepita come riguardante il passato, non sono categorie della storia, del passato, che ci rinviano alle esperienze degli anni 30 e 40, ma sono rivendicate attivamente, in forme diverse, da gruppi diversi, come qualcosa di presente, di vivo, che aiutano ancora a spiegare il presente, appunto, degli anni 70 e le lotte del presente, di nuovo. Sono grandi schematizzazioni molto semplicistiche, ma per intendersi. La cosa interessante, da questo punto di vista, è cosa succede il decennio successivo, cioè che poi è il decennio che prepara alla svolta degli anni 90. Da questo punto di vista, l'emersione della centralità del tema Shoah si manifesta con grandissima evidenza nel corso degli anni Ottanta, soprattutto in ambito occidentale. Da questo punto di vista sono interessanti, secondo me, due percorsi, due dinamiche molto diverse. La prima è una dinamica tutta francese,
in Francia una serie di intellettuali che vengono dalla sinistra, come uno è Alain Finkielkraut, sono diversi, spesso vengono dalla sinistra extraparlamentare, diremmo noi secondo il linguaggio italiano, dalla sinistra dei movimenti, dalla sinistra radicale, alcuni sono stati trotskisti, altri maoisti, fino a pochi anni prima, si vanno convincendo che la chiave per una articolazione di un discorso politico moderno stia nell'antitotalitarismo. E l'antitotalitarismo diventa una delle chiavi, una delle parole d'ordine di questo movimento che in Francia si è chiamato dei nouveaux philosophes, dei nuovi filosofi, che poi hanno grande successo mediatico, un sacco in televisione, scrivono sui grandi giornali, e che tiene insieme, tra l'altro in un momento in cui in Francia scoppia un grande dibattito, l'ennesimo di una serie da questo punto di vista, per la traduzione degli scritti di Solzhenitsyn, dissidente sovietico che descrive la sua esperienza del Gulag. Ora, l'ideologia antitotalitaria, perché assume per i caratteri dell'ideologia, è un modo, da un lato, per tenere insieme la condanna dei regimi delle realtà oppressive dell'est, dell'area sovietica, e il distanziamento, quindi la condanna, dall'eredità del fascismo. Ma è anche un modo molto chiaro per prendere la distanza da qualcosa di molto più recente, molto più vivo, cioè dall'idea che non solo sia auspicabile, ma sia anche possibile pensare la rivoluzione. Cioè, se noi lo guardiamo in termini di dibattiti intellettuali nel contesto francese, la critica alla storia della rivoluzione, operata da soggetti come Furet, e la campagna antitotalitaria dei nouveaux philosophes sono assolutamente coincidenti e vanno nella stessa direzione. Cioè, un'idea in cui ciò che si può legittimare, ciò che ha senso, ciò per cui vale la pena lottare, non è appunto l'idea che si trasforma la società con la lotta e quindi anche con la violenza, ma che ciò, scusate il bisticcio di termine, per cui si lotta appunto non è un'idea appunto della politica che passa attraverso anche l'esercizio della violenza, e quindi non può essere un'idea di rivoluzione, ma è un'idea di difesa dei diritti umani, il diritto umano come chiave attraverso il quale passa tutto il resto. Per cui da un piano storiografico abbiamo i grandi attacchi alla rivoluzione, che la Francia negli anni Ottanta è ancora un grande pilastro, che sono estremamente controverse, vissute in un modo molto molto inquieto da buona parte dell'opinione pubblica francese, l'opinione pubblica intellettuale ovviamente, e dall'altra questa retorica antitotalitaria, dove appunto il collante è l'idea dei diritti umani. Se facciamo un attimo di distanza e lasciamo perdere il contesto specifico e ragioniamo, se vogliamo, per schemi un po' astratti, stiamo assistendo a un processo in cui l'attenzione non è più su, in termini simbolici, sui soggetti attivi che in funzione del loro disegno, dei valori che si danno, dell'idea di società che vogliono costruire, si impegnano in una lotta per trasformare la società. Questi soggetti possono essere i giacobini del tardo Settecento francese o altri, fino ad arrivare ai nostri antifascisti, poi i partigiani, eccetera, eccetera. No, i soggetti meritevoli di attenzione, gli eroi della nuova narrazione sono le vittime, perché ciò che conta appunto sono i diritti umani, che guardano tutti a prescindere dall'orientamento, a prescindere dalle scelte, a prescindere appunto, i diritti umani sono di ogni essere umano, non in funzione di una visione del mondo, dell'adesione a un'ideologia o della disponibilità a fare qualcosa. Di fatto assistiamo, la metto in maniera molto così schematica e un po' provocatoria, ha una radicale crisi della politica, nel senso che la politica, così come è stata intesa per un paio di secoli in Europa, era la disponibilità, anche in alcune circostanze,
al sacrificio di sé e degli altri per la realizzazione di un progetto, un modello di società, in primo luogo dello Stato-Nazione, poi di un modello di società variamente declinato politicamente. No, qui siamo alla messa in discussione di quell'idea di politica. Ciò non è più accettabile, ciò non è più concepibile, viene messo in discussione radicalmente, e viene messo in discussione proprio negli anni in cui, prima menzionavo Solzhenitsyn, ma arrivano altre spinte dal blocco sovietico ormai in grossa crisi. Sono anni in cui i dissidenti dell'Europa dell'Est entrano in contatto sempre di più con l'Europa, con la cultura dell'Europa occidentale, in particolare con la Francia, che da questo punto di vista è un punto di riferimento. Penso a figure molto diverse, come Adam Michnik in Polonia, o a Kundera da Praga, o a Todorov dalla Bulgaria, tutti soggetti che porranno l'attenzione sulla campagna antitotalitaria, che dal loro punto di vista ha un significato molto più urgente e molto più specifico di quanto possa avere visto dalla Rive Gauche di Parigi, ovviamente. Queste spinte si vanno fondendo in qualche modo, e se noi lo riportiamo al peculiare, specifico, minoritario, se vogliamo marginale, potè italiano, in quegli stessi anni noi assistiamo a fenomeni simili. Assistiamo a un paese che è il paese dell'Europa occidentale che ha vissuto periodi di, una stagione lunga di terrorismo che è in assoluto la peggiore di tutta Europa, in termini di numero di morti, in termini di quantità di persone armate che impegnate nella lotta, in termini di durata nel tempo, che conosce all'interno di un sistema politico che è profondamente in crisi e che vive gli anni Ottanta, da questo punto di vista è interessante, non solo come il momento della fine della stagione terroristica, ma anche come momento di grande ridiscussione, in questo senso molto simile al dibattito francese, anche se un po' più schematico ed estremizzato, così come in Francia si ridiscute la rivoluzione, in Italia si ridiscute l'eredità dell'antifascismo. Le implicazioni, anche se si tratta di due momenti storici diversi, sono politicamente, in termini simbolici, assolutamente analoghe. Nella fattispecie, in Italia abbiamo Craxi e il gruppo di intellettuali che si raccoglie intorno a lui, che vanno a mettere in discussione la legittimità dell'antifascismo come principio fondante dell'ordinamento repubblicano, sostenendo che l'antifascismo da un lato non basta, perché va associato all'anticomunismo all'interno del paradigma antitotalitario, dall'altro che anzi l'antifascismo in qualche modo è un limite, perché rappresenta una legittimazione per il cotè comunista e perché esclude una parte, cioè i discendenti, gli eredi della parte fascista. Siamo in anni in cui inizia molto lentamente, molto gradualmente, quel processo che poi giungerà a compimento negli anni 90 con Berlusconi di sdoganamento della destra neofascista. Inizia molto molto gradualmente, ma i segnali sono tutti lì. E siamo in anni in cui, esattamente come in Francia, intellettuali di grido, nel caso italiano Lucio Colletti, perché anche lui, come i nuovi filosofi francesi, viene da esperienze di sinistra, teorizzano la fine dell'ideologia. La fine dell'ideologia è essa stessa ovviamente un'ideologia, ma di fatto cosa vuol dire? Vuol dire la rivendicazione della fine di un certo modello di politica, che è tutto quello che menzionavo prima. Non è un caso che dentro questo clima il tema della Shoah acquisisca rilevanza, perché rappresenta simbolicamente tutti quegli elementi centrali alla retorica contiene tutti quegli elementi centrali alla retorica antitotalitaria. La vittima di persecuzione razziale è vittima pura, non ha colpe specifiche, non ha fatto niente, non ha pensato niente, non ha scritto niente, non è punita per quello che ha fatto, che ha detto, non ha un progetto
o se ce l'ha è del tutto irrilevante rispetto al suo destino. Incarna veramente l'individuo, no? Vittima di un ingranaggio molto più grande di lui, che va al di là del proprio controllo e della propria comprensione, della propria capacità di antivedere, no, gli sviluppi. E quindi ci dà plasticamente, come riferimento nel passato, l'idea della forza, dell'importanza invece di difendere l'individuo, di difendere la persona umana, e quindi diventa, diciamo, il referente simbolico della retorica dei diritti umani e della retorica antitotalitaria, all'interno di una narrazione che tende, anche se non è necessario che sia l'esito esclusivo, e qui arrivo, faccio una piccola chiusura con un riferimento extraeuropeo, a depotenziare fortemente, come dicevo, la politica, cioè l'idea che si lotta per cambiare la società. Invece la narrazione è: no, non si lotta per cambiare la società, si lotta per difendere i diritti umani, ma con dei limiti molto 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 precisi, tanto che a un certo punto forse non, l'idea stessa di lotta, forse il termine stesso lotta viene a cadere in maniera radicale, cioè l'identificazione non è più col soggetto attivo, ma è sempre con la vittima. Dicevo, non necessariamente così, perché un contesto in cui abbiamo esattamente lo stesso framework antitotalitario, ma in cui questo non implica l'abbandono di una idea di politica attiva, cioè l'impegno per trasformare il mondo come noi lo conosciamo, è il contesto americano, che è ovviamente molto diverso, ma proprio nel corso degli anni 90, mentre in Europa si aggiungono le giornate della memoria, è con l'idea che non si riproducano genocidi come ci sono stati, come la Shoah, che si interviene in Kosovo, per esempio. È sulla base di quella retorica che si interviene nella prima guerra in Iraq, quando l'Iraq conquista, annette il Kuwait. E lo abbiamo visto non moltissimo tempo fa, quella stessa retorica riemerge ora con la Siria e l'utilizzo delle armi chimiche in Siria, anche se nella fattispecie non produce un intervento. Questo per dire che poi le declinazioni possono essere molto diverse di queste stesse opzioni, che paradossalmente in Europa la sensazione è che l'enfasi sulla memoria della Shoah porti a un'impotenza della politica, mentre altrove quella stessa retorica antitotalitaria dei diritti umani diventa strumento che consente la legittimazione di una politica talvolta anche estremamente aggressiva, a prescindere da qualsiasi giudizio che non è tutto sommato più avanti.